un ottimo buongiorno a nome dell'European Data Supervisor, il garante europeo della protezione dei dati, l'istituzione che oggi qui rappresento. E un sentito ringraziamento per l'invito a prendere parte a questo interessante forum di discussione. Il garante europeo della protezione dei dati personali è un organismo autonomo e indipendente che nel contesto dell'Unione Europea svolge ed è incaricato di importanti compiti di orientamento nella formulazione delle policy e del sistema legislativo in materia di privacy e data protection. L'European Data Protection Supervisor difatti orienta l'attività legislativa in materia e si occupa anche di assicurare la compliance diretta alle stesse norme da parte degli oltre 60 entità, organismi e istituzioni dell'Unione Europea. Appunto il garante europeo, dottor Giovanni Bottarelli, che presiede la nostra istituzione, non è fisicamente presente a questo dibattito, ciononostante sia pur via video in differita inteso non mancare l'appuntamento. Nel contesto di un dibattito che voglia interrogarsi sul bilanciamento e sul rapporto tra i diritti dell'individuo nel corso della sua esperienza online, della sua esperienza digitale, l'apporto che promana e proviene dalla protezione dei dati personali, dalla data protection, è cruciale e strategico, soprattutto quando tale apporto si basa nel contesto della digital disruption che attraversa i mercati digitali online su un approccio non ingessato, ma piuttosto aperto al dialogo tra le discipline, aperto al confronto tra le autorità incaricate della promozione del benessere dell'individuo, sia pure nelle sue differenti formulazioni, e sia un approccio volto a promuovere la dignità e il rispetto dell'identità online dell'individuo stesso. Un approccio quindi basato su considerazioni che noi definiamo propriamente etiche. Quindi senza anticipare ulteriormente delle riflessioni che saranno poi svolte direttamente dal garante, chiederei di procedere gentilmente alla proiezione del contributo registrato. Mi riservo naturalmente di elaborare sui punti toccati dal garante e di affrontare anche autonomamente delle considerazioni proprie durante il panel. Grazie. Grazie per la proiezione. E, come detto, i punti toccati dal garante circa l'approccio etico al trattamento dei dati personali, l'esigenza di rinvenire e di promuovere in qualche modo la dignità digitale dell'individuo attraverso un approccio combinato tra discipline e diritti sono punti cruciali. Quello appunto la conferenza a cui faceva riferimento il dottor Bottarelli, appunto la conferenza dei garanti della privacy e della protezione dei dati personali di tutto il mondo, dove a Bruxelles l'anno prossimo appunto cercheremo di affrontare questi interrogativi. E voglio, mi piacerebbe insomma riallacciarmi all'interrogativo aperto da Bottarelli circa la possibilità, e di questo sono anche felice di elaborare successivamente nel corso del panel, la possibilità di in qualche modo nel contesto appunto della disruption digitale che facevo prima riferimento, adottare un approccio che sia in qualche modo esterno alla settorialità della data protection stessa, della protezione dei dati personali. Questo per promuovere l'idea dell'identità digitale che a noi è cara, per promuovere l'idea del rispetto dell'identità online dell'individuo, che altro non è se non una diversa estrinsecazione del concetto di libertà di autodeterminazione, qui risiede l'essenza stessa dell'idea di privacy e di riservatezza della vita privata. E sulla scia appunto dell'interrogativo aperto da Bottarelli, se ciò è possibile, che forma dovrebbe prendere l'enunciazione di questi principi, di queste regole, quali regolatori dovrebbe coinvolgere, quali regolatori settoriali e che sforzo da parte degli stakeholder dovrebbe eventualmente comportare. Naturalmente per sforzo degli stakeholder mi riferisco soprattutto a un necessario probabilmente adattamento da parte dell'industria e delle aziende circa l'esigenza di implementare delle modifiche necessitate ai business model in qualche modo prevalenti nei mercati digitali. Sono però
felice di, insomma, affrontare questi punti successivamente nel dibattito. Grazie.